Ha guidato la chiesa dell'Agro Nocerino Sarnese per quasi 24 anni. Ha lasciato il 24 marzo 2011, quando il Papa nominò suo successore Monsignor Giuseppe Giudice. Ieri, Monsignor Gioacchino Elliano, vescovo emerito della diocesi di Nocera Inferiore Sarno, ha festeggiato il suo 25esimo anniversario di ordinazione episcopale. A consacrarlo nella cattedrale di Salerno, il 3 ottobre 1987, fu l'arcivescovo Guerino Grimaldi. Per quasi un quarto di secolo ha vissuto e testimoniato costantemente la sua propensione all'utunum sint, all'unità, così come recita il suo motto episcopale. Ieri sera il vescovo giudice, insieme a buona parte della conferenza episcopale campana, al clero diocesano e a quanti lo hanno conosciuto ed amato, lo ha voluto festeggiare nella cattedrale nocerina. Un abbraccio, ha detto, al padre Gioacchino. Non sempre succede che il nuovo vescovo può accogliere l'emerito nel giorno in cui celebra il 25esimo anniversario di episcopato, e la chiesa di Nocera Inferiore Sarno è in festa perché riconosce nel vescovo, nel pastore che per 24 anni l'ha guidato, colui che veramente ha trasmesso a questa chiesa il grande dono del Concilio Vaticano II. Noi siamo a 50 anni da quell'evento e io posso testimoniare che nei solchi di questa storia, di questa chiesa, il Concilio è passato. Ed è bello oggi che il vescovo, diciamo l'ordinario di questa diocesi, fa festa al vescovo che per tanti anni ha guidato questa chiesa, e tanti vescovi oggi sono presenti le comunità, veramente, come dirò fra poco anche nell'omelia, il frutto deve rimanere, dobbiamo saperlo raccogliere, anche se il Vangelo dice altri semina, altri raccoglie, c'è chi ha piantato, chi ha irrigato, però chi fa crescere è solo il Signore.